Buongiorno a tutti di Lux65, oggi portiamo un video. Qua vedete la pigna dei fumetti che ho recuperato rigorosamente di seconda mano. La cifra totale è di circa 150 euro pagati, 75 quindi pagati a metà prezzo. Questo è un numero che non c'entra con gli altri, è stato pagato 4 euro ma è Eclissi. Chi conosce Alan Ford sa che il numero 600 viene venduto su eBay a prezzi folli, motivo non lo so. Però io l'ho recuperato al prezzo di copertina, 6 euro. Ed è che secondo me è il prezzo che dovrebbe avere un fumetto, tra l'altro è anche di seconda mano, quindi secondo me strapagato con 4 euro. E poi vediamo cosa ho trovato nei miei giri questa mattina. Mister No Revolution. Numero 1, prezzo 3,50 euro, pagato ovviamente 1,50 euro. Faccio vedere qua per far vedere che non dico cose inventate. Mr. No Revolution, che è una serie che aspettavo da tempo, purtroppo ho trovato soltanto il numero 1 e il numero 3. Credo che la serie si componga di 4 numeri. È una serie uscita, vediamo, è una serie uscita, credo, con delle grandissime copertine. Vediamo qua, Sognando la California. Non riesco a vedere. Disegni di Alessio Avallone. È una serie che credo si componga di 6 numeri, è tutta totalmente a colori. A me il problema di trovarmi gli altri 4 mancanti. Ovviamente non sarà semplice, ma se cerchi, il bello di questa della ricerca di fumetti di seconda mano è proprio quella: trovarli poco per volta. Oggi ho trovato però tutta la serie mancante di Tex Willer. Adesso ve li farò vedere in ordine sparso, ma praticamente li ho tutti fino a credo l'ultimo, che credo sia quello, non so se sia quello non ancora uscito o quello in edicola, quindi fino al 42. Ho trovato tutti i numeri mancanti, ovviamente sempre al prezzo di copertina di 1,50 euro, sia che fossero numeri da 3,20 come questo, I cospiratori di St. Louis, prezzo di copertina 3,20, pagato 1,50 euro, quindi bellissima la copertina di vediamo. Soggetto a sceneggiatura di Mauro Boselli, disegni di Roberto De Angelis, che quando andrò a leggere poi commenterò, e copertina di Maurizio Dotti. Sono copertine bellissime. È un bellissimo mensile quello di Tex Willer, che indaga sul Tex giovane. Secondo me qua Bonelli ha fatto centro. Credo che abbia fatto centro anche con Mr. No Revolution, ma devo prima leggere. Di questi ancora su questi ancora sono indietro, avendo avuto praticamente i primi due numeri e poi i numeri sparpagliati della serie. Io quando ho delle mancanze nella prosecuzione degli albi non continuo con la lettura, quindi mi sono fermato al 2, mancava il 3, l'ho trovato oggi dopo, diciamo, almeno 3 anni e mezzo. Ma è bello di cercare i fumetti di seconda mano, è proprio quella, no? Quindi Il cospiratore di St. Louis, numero 11,
della collana Tex Willer. Poi proseguiamo con sull'Alto Missouri, Tex Willer numero 29. Non vi ribadirò che i Tex Willer sono stati pagati tutti 1,50 euro, se ricordo che il bollino comunque si leva con facilità. E quindi sull'Alto Missouri numero 29, e già col 29 eravamo arrivati al marzo del 2020. Le schiave della montagna, numero 15. Bellissime le copertine del numero 15 di Tex Willer. Paradise Valley, numero 14. Ovviamente non li ho messi in ordine, ma il significato cambia poco. Ti ricordo sempre 1,50 euro la spesa. Diciamo che ho risparmiato 75 euro piuttosto che averli comprati in edicola a suo tempo. È l'unica maniera da difendersi quando purtroppo segui tante serie e non hai la possibilità di spesa elevata. La trappola di Mephisto, e questo mi interessa molto perché forse è la prima apparizione di Mephisto. Mephisto appare nei primi numeri di Tex Willer. Ricordiamo che la collana Tex Willer è una collana che si interseca con la collana di Tex, partendo dal primo numero con Tesa, e andrò a vedere come finirà la storia leggendo il numero 3, magari andandomi a rileggere il primo e il secondo perché è passato troppo tempo da quando li ho letti. Quindi la trappola di Mefisto, quando ancora forse non era il maestro del paranormale, ma era soltanto un mago, numero 13, la trappola di Mefisto. Attentato a Lincoln, numero 12. E poi vediamo, ho trovato i maxi che mi mancavano. Alle volte in questa ricerca si fa anche qualche, si prende anche qualche numero doppio, perché se magari ogni tanto mi capita, se ha magari la manco lista non aggiornata, oppure magari si sbaglia con un numero piuttosto che con un altro. Questo è un maxi che ovviamente mi mancava di Tex, Caccia a Tiger Jack, del 2020, maxi Tex numero 26, al prezzo di 7,90 euro, pagato 4. Mississippi Ring, addirittura qua andiamo al numero 29, 8,90 euro, ottobre 2021. Continuiamo con il numero 27 del Maxi Tex del ottobre 2020, sempre al prezzo di 7,90 euro, pagato 4. Continuiamo ancora con il Maxi Test dell'ottobre 2019, idem con patate, bellissima la copertina di Claudio Villa. Diciamo che ho trovato tutti i maxi che mi mancavano, credo me ne manchi uno. Tex Willer numero 18, l'agente federale, un numero di Giulia 257, giustizia privata. Questo purtroppo l'ho preso doppio, non voglio fare il figo che ogni tanto non prendo qualche doppione. Preso doppio, entrerà nel circolo dei fumetti che saranno venduti su eBay, vabbè, ovviamente ad un prezzo stracciato. È l'unica, credevo che mi mancasse, invece no, probabilmente ho scambiato 257 col 267. El Cangaceiro numero 39 di Tex Willer, già qua siamo a gennaio 2022, quindi questo è uno degli ultimi. Già vediamo che il prezzo è di 3,50 euro, sempre 1,50 euro. Il prezzo della libertà, sono sempre fumetti da 3,50 euro, il numero 38, già qua siamo a dicembre 2021. Tex Willer, il mio amico Hatch,
numero 37. Ricordiamo che Hutch è un personaggio che si è visto nella serie di Tex in epoca abbastanza recente, novembre 2021. La diligenza dell'oro, numero 36, bellissime sempre copertine di Dotti. Lo sceriffo di Tubag, numero 35. Ho detto che li avrei mostrati un po' in maniera casuale, ma tanto non cambia niente. Li ho trovati comunque tutti. Atascosa Mountains, sempre 3,50 euro, numero 34. Pagato ovviamente sempre 1,50 euro perché magari pensasse che. Sfida a Fort Owen, numero 33. I pionieri del Montana, e qua vediamo un personaggio che ci sembra Kit Carson, probabilmente lui, non lo so, non mi sbilancio perché non ho letto il numero. Numero 32, rivolta all'inferno, e anche qua vediamo sempre un personaggio con i baffetti, credo sia sempre lui. Numero 40, ecco, il numero 40 ha 3,50 euro, siamo già molto molto avanti. Siamo già al febbraio del 2022, quindi febbraio 2022. Il numero 41 del marzo 2022. Marzo 2022. I guerriglieri di Juan Cortina, e vediamo qua che il numero 42 in edicola sarà. In edicola dal 20 aprile, ma oddio, il 42 ancora di seconda mano, è un po' dura trovarlo perché è uscito soltanto 10 giorni fa. Ragazzi, accontentiamoci di quello che si trova. E due Color Tex fantastici, fantastiche le copertine, numero a 6,90 euro, il numero 18, 3,50 euro la spesa. 18 è il numero 17, agosto 2020. Questo, gli amanti del Rio Grande, e novembre 2020 il secondo Color Tex. Ricordiamo che è un semestrale, quindi ne escono due l'anno. Nell'arco di un anno ne trovi due. Poi ho trovato ovviamente, aspetta, uno speciale Tex Wheeler, avevo due che riguardava il fratello di Tex. Questo è il primo Tex Wheeler Fantasmi di Natale, era uno specialone, 6,90 euro a 3 euro, quindi adesso ho l'uno, il due, mi manca credo il 3. Gli speciali sono annuali, quindi dicembre 2019, dicembre 2020, dicembre 2021 era il 3, mi manca il 3. Un numero di Nathan Never mancante, Le ombre di Camelot, speciale 35 dell'estate 2018, a 3,50 euro. Questa volta il prezzo l'hanno messo davanti, ma il costo era di 6,90 euro. Ricordiamo che poi le copertine di Martin Mister sono. Cioè, una volta c'erano gli specialini piccoli, adesso per vedere l'altra storia bisogna girarla e andare a leggersela dalla parte opposta dell'albo. E poi ancora un blocco di Tex Wheeler, un po' più vecchi, nelle mani della legge. Queste costavano 3,20 euro, il numero 23. Guerriglia nella palude, il numero 22, i volontari della Florida, il numero 21, nella terra dei Seminoles, il numero 20, questo si chiama Fuga sul mare, sempre belle le copertine di Dotti.
numero 19, il numero 7, che erano di quelli bassi che ovviamente mi impediva di andare avanti nella lettura, il numero 7, Tex Willer, Rancho Sangriento, il numero 7. Il famoso numero 3, numero 3 è famoso, il segreto del medaglione. Qualcuno mi dirà perché è famoso? Perché si ricollega al numero 1, la mano rossa, dove c'è Tex su un'altura che vede scappare una giovane indiana che si chiama Tesa. Il Tex Willer parte proprio diciamo, dal far capire che cosa è successo in quel mentre Tex esordiva nel 1949, il segreto del medaglione. Il segreto del medaglione. Ovviamente il quarto, la caverna del tesoro ce l'avevo, ma non avendo il 3 non ho proseguito con la lettura. E poi proseguiamo col numero 16, i lupi della frontiera. E col numero 27, i trafficanti di Coffin, credo di ricordare, Coffin credo che significhi bara, ma non vorrei dire una cavolata in inglese, credo che Coffin sia bara, sempre un R50, e Texas Rangers, ricordiamo che entrerà nei Texas Rangers anche Tex, mentre Kit Carson ne faceva già parte. Chissà, forse in questi numeri che andrò a leggere ci sarà l'incontro fra Tex e Kit Carson. Probabile, probabile, anche perché credo che l'incontro fra, adesso non ricordo esattamente, credo che non sia distante dal numero 1 l'incontro fra Tex e Kit Carson, credo che quindi sia già narrato nei primi 40 numeri il primo incontro, quindi questo è il numero il numero 28, Texas Rangers, bellissima la copertina di sempre di Dotti. Ovviamente i disegnatori si alternano, gli sceneggiatori si alternano. Spesa di circa 150 euro circa per comprarli, 75 a metà prezzo. Alan Ford è stato una cosa a parte, pagata 4, comunque pagata a prezzo di copertina per un numero che è praticamente è quasi introvabile, essendo il numero 600. Quindi, che dire, con questo vi lascio, è quasi sentirsi un Indiana Jones alla ricerca dei pezzi mancanti, ne mancano tanti altri, ma ovviamente bisogna accontentarsi. In questo caso la caccia è stata veramente proficua, perché si è portata a casa veramente parecchia roba, e quindi c'è parecchio materiale da leggere, soprattutto della serie Tex Willer che mi interessava molto, magari di altre, ce ne sono altre tipo Dylan Dog e Giulia che sono autoconclusive, per cui puoi andare avanti tranquillamente. Nella serie Tex Willer è già più difficile. Che dire, a chi è piaciuto il video metta like, e chi ha voglia di iscriversi al canale non costa niente, a dispetto di tante cose in Italia che costano tantissimo, in primis i fumetti. Un saluto a tutti da Lux65.